La prima edizione, in verità, mi ha fatto, ovviamente, era una grande gioia, un grande successo, ma anche uno spavento per me, perché ho visto una trasformazione eccezionale in questi ragazzi e abbiamo detto questo deve continuare, dobbiamo allargare a sempre numero sempre maggiore di adolescenti, di giovani di questo territorio che hanno un potenziale, una creatività veramente incredibile, quello che abbiamo visto sul palco e che vedremo anche quest'anno. Ho visto qualche prova e sono rimasto colpito. Quest'anno la novità è che abbiamo anche uno sponsor, American Express Italia, che finanzia più della metà del costo dello spettacolo. E questo, oltre al dato economico che ci aiuta come parco, che ha tanti compiti, dalla tutela alla ricerca alla fruizione del sito, è un bellissimo segnale, perché vuol dire che quest'idea di far avvicinare i giovani alla cultura trova anche degli aliati, dei sostenitori al di fuori, privati, aziende, privati che mettono il proprio patrimonio a disposizione per un'idea, una visione, ed è quello che vogliamo. Mi sembra tutto un filo che racchiude un sacco di cose belle e credo che proprio il filo sia la bellezza, cioè rendersi conto che esistono delle cose belle intorno e che hai l'opportunità non solo di vederle ma anche di riprenderle, e per riprenderle inteso proprio come verbo cinematografico, cioè di fare quello che stai facendo tu in questo momento, di riprendere ma anche riprendersele, cioè riappropriarsene, perché la cultura è credo un elemento di cui si può essere proprietari, no? Cioè non è che Pompei è di qualcuno, Pompei è anche mia, è anche tua, è anche sua, è di tutti, perché quando si vede il bello, cioè, si diventa proprietari se ci si specchia dentro. E quando tu torni qui capisci che c'è una coscienza, credo, e anche un rispetto, ma che racchiude tutto, racchiude l'educazione, racchiude la meraviglia, racchiude la bellezza, racchiude tutto quello che può essere davvero considerato arte, archeologia, cinema e soprattutto anche fiducia nel prossimo, fiducia nel futuro. È per questo che i ragazzi che poi so che realizzeranno documentari, che lavoreranno su Pompei, che utilizzeranno il cinema come mezzo per raccontare anche quello che è il passato, è in realtà la miglior cosa per il futuro che si possa fare.